Sto in pigiama, è il Dreddone del futuro che vi parla. Oggi vedrete un video insieme allo Zanone in cui andremo a fare gli ultimi livelli, in realtà l'ultimo livello del secondo prestigio per fare il terzo su Call of Duty Black Ops 6. Ovviamente, prima di iniziare, ovviamente lasciatemi un like, abbiamo 5.000 like nei commenti, fatemi sapere un nuovo ospite da avere per il quarto episodio che arriverà, spero, settimana prossima. Come sapete sono stato bannato una settimana, quindi questo video non potevo non metterlo questa settimana, altrimenti avrei perso tempo nella mia tabella di marcia. Fra 6 settimane io sarò al maestro prestigio. Sto a letto. Buona visione. Bentornati qui sul mio secondo canale. Oggi ennesimo video in cui facciamo un prestigio. Il primo video l'abbiamo fatto con Delux, il secondo video l'abbiamo fatto con Ron, il terzo video lo facciamo con uno dei più forti giocatori di Call of Duty. Infatti siamo con Zano XV, eccoci qua. Madonna. Ti ringrazio, ciao ragazzi. Però insomma, ho i miei dubbi, ti dico la verità. Ma solo perché non te va. Solo perché non c'ho voglia, diciamolo. Ci facciamo l'ultimo livello del prestigio 2, così ci facciamo il Prestigio 3. Come al solito ci facciamo, spero, massimo 3 partite per fare un livello. Tanto fortunatamente c'è la doppia exp, quindi se gode. Io ho provato Nuketown, no? Per coraggio. Mi hanno rotto il culo, ma a metà, eh? Ma è ingiocabile Nuketown. Subito Nuketown. Godiamoci questa Nuketown. Te, tra l'altro, cioè, non ci hai giocato a COD, cioè, ci hai giocato poco, giusto all'inizio. Sì, ci ho giocato un po' all'inizio, poi l'ho un po' accannato. Mannaggia a me. Hai fatto Però è bene. carino, cioè, mi stava piacendo un bel po' questo. In realtà è un bel gioco, c'ha solo bisogno di tanto tempo. Cioè, ci devi dedicare tanto tempo, perché sennò con tutti questi fottuti bambini malati di mente, cocainomani, non riesci proprio a stargli dietro. La componente cazzo che prendo è elevata, capito? Sì, vabbè, ma. A posto, sono esploso, dai. No, la prima postazione dietro la macchina è brutale, però, Ma in realtà siamo stati un po' sfigati, te lo posso dire. Nuketown postazione è veramente odiosa. Tocca giocare fermi, ho capito. Posto, sono morto pure stando fermo, GG. Quando gli hanno messo la postazione. Ma c'hanno pure il trophy, è possibile? Sì, ma tu devi imparare che tu, Call of Duty in pubblica, non esiste più. È tutto ranked ormai. È tipo la clan war, È stiamo a fare, tutto, sì, in una clan war peggio perché stanno in 6. Vorrei essere quello che fa più punti. Sono ultimo. Tipo su postazione, se stai uno di meno, sembra che sei boh a squadra disabile. Non si capisce. Però vabbè, loro se ne stanno a fregare altamente dalla postazione, quindi buono. Esploso. Sto un missile che attraversava tutta la mappa. Un altro, ma basta. Ma questi stanno immobili, oh. Ah, perché ti aspetti che la gente si muove? Si muovono? Ma fra la gente che si muove su COD è un lontano ricordo. Ma è uscito pure Warzone, non sbaglio. È uscito ieri. Da provare e da buttare, secondo dopo. Dice, non ti piace proprio a te Warzone. No, è che, cioè, già sul multi fai fatica, su Warzone ti scontri veramente con i pippati dei pippati. Ora è giusto vedere la mappa, perché quella nella mappa di Warzone secondo me è sempre importante. Sì, dicono che è carina. Ragazzi, vorrei solo fare un po' di exp. Oh, che palle. Ma quell'elicottero ovviamente è il nemico, certo. Certo, ti pare che è nostro, fratello. Non levo niente. Godo. Madonna, che mira. Certe volte ciò me ne faccio schifo, gli faccio il contorno. Ma tu ti Terribile. trovi meglio col pad, quindi, cioè, ma ci hai provato col mouse e tastiera? Sì, l'ultima volta che ci ho provato sarà stato il 2009, tipo. Ah, quindi mo pure che hai giocato da PC stavi col Sempre col padino. pad, sempre, sempre. Già non c'ho mira così, pensa col coso. Oh. Madonna, mi sciolgono. Situazione brutale. Aspetta, c'ho avuto un'invasione canina. Grande Nala. Lascia stare, so 2 giorni che ho passato 2 notti a uscire una volta l'ora perché doveva cacare. Sta tutta storta del colpancione. Sta tutta storta, sì, ma ogni tanto gli capita randomicamente. Cioè, senza motivo. Tanto lì sono. Eccoci qua, Porca piccola troia. invasione canina pure io. Che cazzo è? Cazzo è successo? Oh, sono troppo forti. No, non c'è proprio. Legenda è un mostro. Sto a sudare. No, la doccia me la devo fare dopo. È un ottimo allenamento, ho visto che te devi fare ben 15 partite di VL. E oggi muoio, ufficialmente muoio. Oh, io però ho resistito 2 VL, poi ho pisciato. Vabbè, fatto fin troppo. Dici 2 e basta, no? Sì, no, sei un eroe. Quanto finivi? Prendevo l'eroe. Ah, minchia. Allora, le tue 10 win le facevi? Sì, facevo 10 la prima. Forse addirittura la seconda ho fatto 11. Beh, ma sei meglio, ma sei un treno. Sì, ho capito. Poi la gente però ha cominciato a averci giocatori che non c'hanno senso. Lo so. Io stavo in attacco con Smolarek, frate. Bello, no, Non bello, no. Poi, no. ti ho detto, Quasi. fino alla seconda ho retto. Poi la gente ha cominciato ad averci Mbappé ovunque, qualsiasi persona. Ho detto, vabbè, dai. Ovviamente non hai sculato. Bisogna andare. La siringhetta serve. Godo. 32-37, questo è il gameplay che serve. Fai zitto, spammagli freccetta giù. Freccetta giù, spamma. Non ce l'ho. Non capisco il tasto. Niente, è finita. Ma non No, ti ma dice mi andata a sentono destra? anche, frate, mi sentono anche, c'è l'audio. Ah, quindi ti hanno sentito tutto il game? Sì, mi hanno sentito tutto il game.
Bella per loro, mi dispiace. Sto già a metà. Un'altra partita e secondo me si fa. Cos'è Vorkuta? Ah, ok, ok, ho capito. Mappa neve, classica mappa neve Call of Duty. Tecnicamente è un po' più tranquilla rispetto a prima questa partita. Però sicuramente campereranno i ragazzi. Certo, frate, ma qual è la base del videogame? Hai fatto il è a nucleare, come cazzo si chiama? No, sono morto a 28 perché sono un pezzo di merda. Che a 30 è? Sì, dai. Dai, adesso c'è lo skill based matchmaking. Mettiamo anche a 30 a nucleare, così almeno sì, non la no, farai mai. No, è impossibile. Cioè, sono arrivato una volta a 28, poi, ma era una di quelle partite randomicamente a culo. Sì, ci sta. Non è mai più ricapitato, ovviamente. Dove cazzo stanno? Oh, bello lo guabba, attenzione. Particolare? No, c'è quello dietro con fantasma da solo. Sì, no, fantasma è tumore. Fantasma dà veramente fastidio quest'anno. È un coglione. Oh, non ce l'ho sotto. Ah, non muore. Godo. Nel magazzino c'è sempre qualcuno. Porca troia. Se sa come ho tirato una Semtex, mi è esplosa in mano. Ma che è? Tre persone nel magazzino. Ferme. Cos'è il magazzino? Eccoci qua. Oh, mi manca una kill al Visat. Scommetti che moro? Rabbia del cane. Come subito le piastrine. Mi vengono a piappe forza. Eccoci qua. Oh god, l'ARP. Un fenomeno. Era Newtown il problema. Io non li ammazzo manco se li vedo. Non è morto. Vabbè dai. Io sono convinto che chiami il Visat e la gente, i nemici hanno vita in più. Non me la toglierà mai nessuno dalla testa questa teoria del complotto. Non vado fiero di essere un complottista, ma sono convinto che sia così. Quello non era morto. No, no, è il contrattacco Visat, Wab, no. Visat, no. Allora sei stronzo. Dura 300 anni il contrattacco. Sono morto. GG, dai. Ma comunque sono troppo forti. Cioè, a parte hanno un fisico incredibile. Hanno un body type strano. Hanno un body type assurdo in game. Non si può tenere. Ah, che ti ho detto, tanto quest'anno fa la build dell'arma. Veramente tanto. E poi lo skill base ti fa. Proprio ti umilia certe volte. Già. Cioè, sembra che sono tutti fenomeni. In realtà, sono più o meno tutti del livello tuo. Infatti, non c'ha senso sta cosa. Ma il contrattacco quanti ne hanno chiamati? Due? Quanto dura? 25 anni? Vorrei vedere. Non è sempre lo stesso. Cioè sto H6 mi ha rotto i coglioni. Sì, sì, è un tumore. Ma serio? Godo. Quello è un nemico. Oh, no, un altro wave di disturbo. Non ce la faccio più. È tipo la ricompensa più forte della storia. Sì, ma a parte li spammano proprio. Ah, sta H6, non ce la faccio più. Ma dov'è? Non lo so, frate. So solo che è un tumore. Coglione. Non può morire. No, te prego. Ma H6, cioè, ne vale della mia vita. No, niente, è immortale, frate. Ma dove sta? Sta tipo in alto a destra della mappa, non lo so, una cosa del genere. Rimane fermo lì, eh? No, sono morto uno dal Visat. C'è sta, dai, buono. Sono felice, non sono arrabbiato. Non può morire! Ah, ma sta dentro. Ah, magazzino quello, intendi? Esatto. Non lo levi mai più quello da lì dentro. Oddio, questa double kill incredibile. Hai ammazzato Obesa. Ma cazzo te permetti? Scusami, un po' di corpo vergogna qui. Questo l'ho mangiato, purtroppo deve cambiare videogame. Ma c'è uno WAV. No, frate, contemporaneamente al... Ma lasciamo stare. Quanti sono? Vabbè, mortale. Obesa è immortale. Obesa è immortale, c'ho più HP. Obesa, frate, ce n'è veramente tantissimi. No. Tanti. Frate, è un altro elicottero, ma basta. Ma quanti ne hanno? Mi uccidono da dietro. Obesa mi uccide obesa, da dietro. Obesa da dietro. Obesa da dietro. Frate, ma H6 vive lì dentro. Sta facendo 23-2 perché vive lì dentro. Ma vedi perché io mi faccio bannare, però. Cioè, non sono pazzo. No, no, no. Sei troppo sano, è quello il problema. È il problema degli altri. Perché si può giocare a questo gioco senza... Senza farsi bannare, senza quanto pare, no. Senza... Esatto. Godo, coglione. Un altro? No. La sfida. No. Che sfiga. La perdiamo, eh? Sono sicuro. Sto sicuro, la perdiamo. Un bello spawn, GG, dai. Tocca via tutte le piastrine del pianeta. La prendo e muoio, me ne frega un cazzo. Portate pialla. Vi disturbo. Guardate, il 192esimo che tirano. Eccolo. Subito. Salviamo la piastrina. Pia la piastra. No, ce l'ho dietro, ma chi è? Ovviamente è H6. Non puoi sbagliarti. Sempre H6. Godo, ucciso H6. Se gode? Due confermine. Se vince, è vinto. Basta H6, basta! Se vedi come ho sparato, ti giuro, mi fai disinstallare il gioco. Ce l'abbiamo! Si gode. Si gode. Ora che faccio? Gli fai prima zitto, poi boom, e glielo spammi. Ah, coglioni. Easy. Fammi vedere se l'ho fatto, se c'ho culo. Manca una partita, c'è tempo? Certo. Easy, manca una caccoletta. Ah, stanno tutti là, godo. Non è che gioco fermo, de più. Sono fortissimo. Sei il fenomeno? Numero uno? Gli ho fatto una slidata in 180 a quello, poverino. Se slidi, ti ho detto, non te possono prendere, non so perché. Cioè, non fai in tempo a mirarlo se te slida davanti. Tipo, è lo speed boost. Sì, tipo, esatto. Ma perché hanno abbassato l'automira rispetto all'anno scorso. E quindi è più difficile. Quindi il joystick da solo non riesce a stare dietro al movimento se glielo fai davanti. Ci può stare.
Porca troia. Che culo. Questo stupido perché stava qui nel nostro spawn? Un attimo che mi manca un Arvisat, ovviamente vado a morire, scusami. Vai, 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 giusto. Adesso muoio un attimo. Sei sotto, eh? La piastrina mia tipo a destra, mi sa. Che uno l'ho fatto, ma arriverà un altro che mi massacrerà, giustamente. Ma come mirano, porco. E invece no. Godo. Esatto, se gode. Ma io posso pure saperlo, dove porca sta. Porca troia. Sì, no, ma te sparerà prima lui più forte di te. Cioè, non è che puoi fare qualcosa. One hit. Cioè, guardate, io ti giuro, sono convinto. Poi sono matto, cioè, una di quelle persone che si fa rinchiudere. Però sono convinto che gli aumenta la vita. Se no non è possibile che ogni volta che chiami il Visat diventano super uomini. Le cazzo di super soldati. Eccoci qua. Ah, sono esploso. Secondo, dai. Ce n'hai 69 davanti, te lo dico, eh. Muoio al primo, non c'è problema. Ti preoccupa, frate. Hit my skill. Hit my skill. Che cioè, quanto devi essere stupido per chiamarti hit my skill. Ah. Morto, ma io c'ho delle perdite di pacchetti, frate, ecco. No, perché. No, ma è normale quello. Almeno a te te lo dice, perché sei da PC, da console non te lo dice burst pacchetti. No. No, te lo devi immaginare che c'è. Hit my skill, frate, boh, io guarda. Hit my skill, un fenomeno. Vengo mangiato vivo. Questo mi sta sponkillando. Frate, questo qui sta facendo una quantità di kill una dopo l'altra che non ha senso. Tanto c'è questo contrattacco qua, beh, a sto punto andiamo un veterano. Hit my skill, immortale, immortale hit my skill, frate. Se no non si chiamerebbe hit my skill, no? 4 colpi, bello che me lo dice. Niente, ho iniziato tanto bene, sto solo a morire. 18-18, la barzelletta di Gigi Proietti. 18-18, sì, ma tanto ti ho detto, uno de radio, gameplay, frate. Hit my skill, attraverso i muri, frate, io lo odio. Mo non ti dico che tocca fasse e bannà mandando un messaggio. Però lo sai, se vinciamo a hit my skill, hit my dick, che fai? Non glielo dici? Ma certo che glielo dici. Si attiva la chat vocale e si dice. No, ma la stiamo perdendo, ma stavamo ultra vincendo. Buono. Poi qualsiasi persona mi ammazza in realtà è hit my skill, non capisco. Sono in quel loop in cui mi uccide solo lui. Ho ucciso hit my skill, frate. Sono un uomo nato. Quante piastrine le voglio tutte? Piale tutte, te prego. Ma che mira che c'ho. Lascia stare, ti giuro, ci stanno certi momenti in cui non riesco a prenderli. Godo. Questo qua, Bin Laden. Non credo sia realmente Bin Laden. La skin nuova di Warzone. Skin Bin Laden, sarebbe carina. Farebbe i sordi, c'è da dirlo, eh. Sì, io la compro. La portiamo a casa. Si porta a casa, movimento praticamente. Porca troia, è pieno. Perché mi ha detto livello 56 prestigio 2 non esiste? What? Che significa? Forse intende che ho terminato il 55, eh? Non esiste. Ma non te l'ha mai fatto prima? No, no, ma poi sono al 55. Non posso stare al 56, è un livello inesistente. Proprio lui. Sì, mi ha ucciso, guarda, sono io. Adesso respawn e mi riuccide. Eccomi lì. Madonna. GG, dai. Oh, immagino che intenda che ho finito il 55, ma l'ho finito molto prima. Sì, livello massimo. Non so perché mi ha detto livello 56. C'è stato un attimo di bug, vabbè. Un attimo, dai, di panico. Ho pensato, merda, magari hanno aumentato i livelli. Mi sparo in bocca. Ultima parte di questo video in cui andiamo a prestigiare. Fammi vedere questo emblemino, sono curioso. E per la terza volta si azzera e si va al 3. Fammi godè. Eccoci qua, mi vedi? Ma è tipo lo stemma di Black Ops 1. Sì, sembra, è carino come emblemino. Sblocco permanente disponibile. Aspetta che mi sblocco una roba. Però dato che sono, non te dico intelligente, ma almeno non stupido, io mi sblocco il Val. Tu dirai perché? Perché ci faccio i video. Si gode. Zanone, io ti ringrazio di essermi stato a fianco io in questa piccola agonia del terzo prestigio. Il mio piano, come ho detto, è settimana prossima rifare il, cioè rifare il video con il quarto prestigio, ma non lo so se riuscirò. Se riesco a non farmi bannà, forse ci riesco. In caso, se rivediamo all'ottavo, dai, se poi ti serve qualcuno, ottavo prestigio ci sto. Va benissimo, va bene. Ovviamente in descrizione trovate i canali di Zano, passateci e noi ci sentiamo prossimamente con dei nuovi straordinari contenuti. Grazie mille, ciao. Ciao ragazzi.